Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo parlarvi della stagione magica vissuta da Totò Schillaci. Ovviamente mi riferisco alla stagione 1989-90. Schillaci fu acquistato dalla Juve per una cifra pari a 6 miliardi di lire, fu acquistato dal Messina. Considerate che Schillaci veniva da una stagione incredibile in cui era stato capocannoniere nel Messina allenato da Zeman, in cui aveva realizzato la bellezza di 23 gol. Anche se comunque questo acquisto, insomma, fece un po' storcere anche un po' il naso, soprattutto gli addetti ai lavori, in quanto una cosa era naturalmente fare la differenza nel Messina, nel campionato di B, un'altra cosa è farla nella Juve. Però pronti via, Zoff, che all'epoca era allenatore della Juve, lo fece subito esordire come titolare in quella squadra e lui ripagò subito immediatamente la fiducia dell'ex portiere azzurro, disputando davvero una gran bella stagione, coronata da 14 reti. Tra l'altro, quella fu una stagione comunque abbastanza positiva per la Juve, anzi direi davvero positiva considerando quelle che erano le premesse. Infatti la Juventus riuscì a conquistare una Coppa UEFA e una Coppa Italia, disputando anche un buon campionato. E ancora di più, Schillaci si mise in luce con 14 reti realizzate, diventando il cannoniere di quella squadra. Tra l'altro, per lui, per coronare questa grande stagione, arrivò anche la prima convocazione nazionale da parte di Azeglio Vicini in un'amichevole nel marzo del 90 contro la Svizzera. Quindi, insomma, pensate a questo ragazzo che nel giro di pochi mesi, da essere un attaccante, classico attaccante di Serie B, riesce a fare poi il suo esordio in Serie A, a vincere una Coppa UEFA, una Coppa Italia e tra l'altro anche ad avere una convocazione nazionale. Ma ciò non basta, in quanto poi Schillaci, con una sola presenza poi effettiva in nazionale, verrà convocato addirittura per i mondiali. Diciamo che il suo nome era in ballottaggio con altri nomi, diciamo che fu fino alla fine non si sapeva se Vicini avrebbe convocato un centrocampista oppure un altro attaccante. Alla fine, diciamo, il ballottaggio fu fra Totò Schillaci e Luca Fusi. Alla fine Vicini optò, e questo è civile e giusto, per la convocazione di Totò Schillaci. E naturalmente, pronti via. Poi vi ricorderete sicuramente tutti cosa combinò Schillaci ai Mondiali del 90. Anche lì lui non partì come titolare, bensì la coppia titolare fu quella composta da Gianluca Vialli e Andrea Carnevale. Poi durante la partita contro l'Austria Schillaci, appena entrò in campo, riuscì a sbloccare la partita e da lì non si fermò più, raggiungendo poi il titolo di capocannoniere di quel mondiale con 6 reti. Un altro traguardo importante fu il secondo posto al Pallone d'Oro, soltanto dietro Lothar Matthäus. Ma adesso voi pensate se l'Italia avesse vinto quel mondiale, cosa sarebbe stata quella stagione di Schillaci? Perché sicuramente col titolo di campione del mondo avrebbe vinto anche il Pallone d'Oro. Quindi provate a immaginare la stagione incredibile che avrebbe vissuto, perché un ragazzo, insomma, dal Messina viene catapultato nel grande calcio, riesce a conquistare una sola stagione, Coppa UEFA, Coppa Italia, nazionale, gioco mondiale, poi arriva al mondiale, diventa capocannoniere di quel mondiale, avrebbe potuto vincere il titolo mondiale, purtroppo sappiamo bene come è andata, e avrebbe anche conquistato poi il pallone d'oro. Purtroppo non è andata così, diciamo che mancò la ciliegina sulla torta di quella grande stagione del bomber siciliano. Però dobbiamo dire la verità che Italia 90 fu anche un po' croce e delizia della carriera di Totò Schillaci, perché subito dopo poi quel mondiale iniziò il declino da parte di Totò. Tra l'altro anche lui, nella sua biografia, autobiografia, dice come in realtà lui non riuscì, non seppe gestire quella grande popolarità che gli diede quel mondiale, tant'è che poi incominciò ad avere una serie di stagioni abbastanza anonime, fino a che, insomma, dopo la cessione all'Inter, scusate, dopo la cessione dalla Juventus all'Inter, nell'Inter non era neanche più titolare, e nel 94 la sua carriera in Italia praticamente finisce, termina la sua carriera in Giappone.